cautelare, ma c'è anche indagato un funzionario del Comune di Reggio Calabria. Sì, nella ricostruzione che abbiamo proposto al giudice, il ruolo di un funzionario dell'amministrazione comunale con ambito decisionale particolarmente elevato si è rivelato essenziale per portare a compimento un affare che la 'Ndrangheta ha voluto gestire sin dall'inizio attraverso due delle cosche cittadine più autorevoli e più potenti. Dimostrando ancora una volta che la capacità di condizionamento dell'operato della pubblica amministrazione attraverso il metodo della corruzione costituisce una leva fondamentale per portare avanti gli affari illeciti. Procuratore, il ruolo di Paolo Schimizzi è emerso in tutta la sua importanza. Possiamo dire che quell'episodio comunque ha rappresentato un momento di grande instabilità, l'abbiamo visto anche in questa indagine, insomma, la sua scomparsa. Sicuramente l'indagine evidenzia che nel momento in cui viene a mancare la figura appunto di Paolo Schimizzi, l'attività materiale anche nel cantiere subisce una battuta di arresto perché evidentemente viene a mancare una figura in grado di sapere gestire con il territorio tutti gli interessi dei vari protagonisti. In un affare di questo genere gli interessi sono molteplici e questo dimostra appunto che questa persona aveva assunto un ruolo nella 'Ndrangheta di particolare spessore, che la sua ascesa criminale evidentemente è stata poi bloccata dalla sua scomparsa. Emerge anche questa sinergia tra diversi clan. Sì, anche questo devo dire nulla di nuovo sotto il sole, nel senso che le numerose sentenze anche passate in giudicato dimostrano che la 'Ndrangheta opera attraverso una configurazione unitaria, soprattutto quando si tratta di grandi affari, dal narcotraffico alla grande distribuzione commerciale, all'edilizia, al settore delle energie rinnovabili, sia in Italia ma direi anche all'estero, come recenti inchieste, recenti vicende hanno consentito di disvelare. La 'Ndrangheta opera sempre unitariamente, questa è la sua forza, quella cioè di non innescare al proprio interno conflitti tali che possono portare ad una situazione di instabilità e consentono soprattutto di dividere poi i profitti enormi degli affari illeciti tra più gruppi criminali. Grazie. Grazie. Grazie a voi.